questo progetto nella mia mente è partito tantissimi anni fa. Volevo creare un parco un pochettino diverso dalle classiche piste. Diciamo che quello che stavo cercando io era di trovare un posto con tanti altri per fare un progetto da zero. Però man mano che sono andato avanti ho capito che era davvero molto complicato, se non impossibile. Allora, dopo 8 anni, ho incominciato a guardarmi in giro su parchi e piste esistenti. E guarda che ti riguarda, alla fine quello più vicino a casa era quello più giusto. Stiamo parlando di 50 anni di storia, quindi sono state fatte tante gare importanti e Faenza, Monte Corale la conoscono tutti. Questa parte qua è la parte dove è stato fatto più movimento terra, perché è stata abbassata di 6 metri, quindi grosso movimento terra per cercare di far vedere più possibile agli spettatori la pista. Di motocross l'abbiamo finita, operativa, l'abbiamo fatta al massimo, nel migliore dei modi, pensando anche a eventi internazionali. Però abbiamo progettato il parco, la pista, spostandola più in alto possibile per crearci spazio nell'altra parte del parco, per fare le altre strutture e poter vivere questi 17 ettari in un certo modo, non un semplice parcheggio con la pista da motocross. Tra qualche mese sarà pronto anche la pista da mini cross, dove nella mia mente, nella mia testa c'è di impostarmi prossima estate, appena possibile, per poter addirittura affittare moto. Nello stesso spazio ci sarà anche una pista da pump track, da bici asfaltata. Quello che vorrei ottenere io è quello che ho vissuto nell'asfalto, nella terra. Cioè, io quando ero piccolo ho vissuto il Gagliano Park. Era un punto di ritrovo, soprattutto estivo, ed è quello che vorrei ricreare io. La gente, se starà bene qua, avrà voglia di venire qua a farsi un aperitivo, a farsi un giro in moto, con le famiglie. Mi piacerebbe creare questo in mezzo allo sport e al motocross. Stiamo parlando di un parco e di uno sport dove chi è vicino a te è appassionato. Questa pista è molto bella, molto tecnica, e per adesso ci stiamo divertendo tutti. La pista è molto bella, tecnicamente è più impegnativa, però anche a livello amatoriale come il mio ti diverti. È una pista veramente spettacolare, noi veniamo qua da 20 anni. La pista è bella, Dovi ha fatto un gran bel lavoro. La pista ti accontenta in tutti i versi, perché comunque salti grandi, piccoli, pendenze, belle curve, diversi tipi di terreno, quindi veramente, veramente al top. Avere partner, aziende interessate a un progetto dove ti danno la mano al massimo ha fatto una grandissima differenza, perché stiamo parlando di un progetto tanto ambizioso.
se mi guardi indietro all'inizio dell'avventura è normale che c'era un dove diverso, ma come tutti i progetti, quando ci sei dentro tante dinamiche cambiano. Ho vissuto in un mondo dove tutto era straveloce, e queste dinamiche qui sono un pochettino più lente, ma fa parte della vita. E vedere tutto quello che abbiamo realizzato è tanta roba. Come tutti i progetti importanti, ci sono tante dinamiche difficili da gestire, però quando vedi tutto finito, realizzato a livello di pista, dà soddisfazione. Sì, sicuramente qualche modifica va fatta, va migliorata, però a me la pista trasmette veramente tanto quando è finita, quando ci sono i paletti, i salti preparati. E poi siamo in un posto spettacolare, è una gran fortuna avere una pista in una campagna così. Siamo in mezzo ai vigneti, che addirittura si può vedere anche il mare.